vi faremo ingoiare tutto. Attacchi squadristici e camorristi. Queste sono state le parole usate dal governatore De Luca nei confronti dei giornalisti di Fanpage dopo la nota inchiesta. Sono parole tollerabili secondo lei? Noi abbiamo espresso netta contrarietà sia per le perquisizioni che sono seguite alla pubblicazione di quell'inchiesta, sia per i giudizi che sono stati espressi da chi si è sentito in qualche modo colpito da quell'inchiesta. Tutto il lavoro giornalistico, così come qualsiasi altra attività, può essere sicuramente criticato e deve essere criticato, perché siamo in un paese libero dove c'è la libertà di espressione, ma parlare di squadrismo, parlare di camorra, questo non è consentito a nessuno e non può essere consentito a un rappresentante delle istituzioni. In quella vicenda noi siamo intervenuti perché riteniamo che andasse tutelato il diritto di cronaca, quindi il diritto di pubblicare una notizia che aveva una evidente rilevanza sociale, quindi c'era un evidente interesse pubblico alla conoscenza di quella notizia. Poi ci sono altri aspetti che riguardano la possibile commissione di reati o l'eventuale commissione di reati, non sono aspetti che dobbiamo valutare noi, sono aspetti che valuterà la magistratura, e se sarà accertato che ci sono dei reati da perseguire, i reati saranno perseguiti nelle sedi competenti, ma noi dobbiamo tutelare il diritto di cronaca, e in questa vicenda c'è chi ha cercato, come dire, fermo restando che si tratta di una vicenda molto complessa, di colpire il diritto di cronaca. Questo non è consentito a nessuno. Io stesso personalmente ho partecipato alla conferenza stampa di Fanpage all'indomani della perquisizione, perché in quel caso l'elemento che ci preoccupava maggiormente era l'invasione della redazione, che deve essere considerato un tempio perché là sono tutelate le fonti giornalistiche, da parte di numerosi inviati della Procura. Abbiamo avuto modo di criticare questo tipo di scelta fatta. Dopodiché ovviamente tutto dovrà fare il suo corso. Noi siamo molto attenti su questa vicenda, della quale sottolineiamo però l'estrema rilevanza sociale, e ricordiamo che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo considera l'interesse pubblico della notizia una grandissima esimente rispetto a quelli che sono i comportamenti del giornalista finalizzati ad ottenere le notizie stesse nel segno della libertà di stampa.